La nostra estemporanea filmica, NEF. Sono bambino, in pattino, al largo, con mio padre e un amichetto. Ci facciamo il bagno al mare, ma risaliamo sul pattino in fretta, perché ci accorgiamo che c'è una tromba d'aria in rapido avvicinamento. Mio padre, preoccupato, inizia a remare molto velocemente, ma presto si accorge che non ce la fa. La costa è ancora molto lontana e la tromba d'aria si sta avvicinando. Allora ci dice di tuffarci e di raggiungere a nuoto la riva. A nuoto, da soli. Mio padre si preoccupa di più del pattino che di noi. Sono in preda a un turbinio di emozioni, rabbia, paura e senso di abbandono. Nonostante questo scombussolamento, iniziamo la lunga nuotata per raggiungere la spiaggia e quando finalmente approdiamo, vediamo la spiaggia sconvolta dalla tromba d'aria. Mio padre sul pattino è ancora molto lontano e noi, impauriti e stanchi per la lunga nuotata, osserviamo allibiti gli effetti di questo piccolo tornado. Ombrelloni e sdraio in aria che volano. Da terra, a qualche metro d'altezza, una fascia di spazio di al di là, dove il caos ha la meglio sulle regole base della fisica. Questa orchestra è un'orchestra che viene prodotta e distribuita da NED, Paolo Sinigaglia, e NED è un'etichetta... Non sono NED. No, da dillo te. Sono Paolo. Da Paolo. È nostra etichetta discografica. E abbiamo fatto 13 dischi finora, speriamo di farne 1000 con Vabbè, non c'è bisogno. È un'etichetta in Creative Commons. Buona visione.
Cominciamo a dire delle cose. You can start, Captain. Yeah, really, I like one lady, white people, to marry. I like it very much. So I have my friend in the boat now. Still just say I want to fight for me one lady. Exactly. To marriage. So now, I promise one lady she has, just to talking to ask if you are ready, I'm ready too. I'm okay. Ready very much. Because I want to mix children and to like chocolate baby. I like it very much. Okay. Yeah, yo. Bisuma Voko. Isa Mori. Rouse Weko. Yeah, yo. Bisuma Voko. Isa Mori. Rouse Weko. Bado wanitaki, shamonga hela nyingi zaidi ya laki. Minalia wo, singizi sipati. Pale napokumbuka kila wakati. Minalia wo, bado wanitaki. Shamonga hela nyingi zaidi ya laki. Minalia wo, singizi sipati. Pale napokumbuka kila wakati. Minalia wo. Ninachotaka mimi wewe uwe wangu. Uwe mke wangu wa maisha. Sabu tumejuana miaka miwili na miezi sita imepita. Thank you.
prima vado in albergo perché devo andare in bagno. Cerco la mia camera che è la 500 e qualcosa. La ricerca mi porta a vari piani dell'albergo. Prima arrivo a quello dove ci sono tutte le stanze col 700, poi quelle con l'800, poi quelle col 600. Poi, con una valigia rossa di quelle rigide di plastica con le rotelle, arrivo alla banchina di una stazione. Appoggio lì la valigia e cerco il mio treno da prendere. Salgo sul primo che vedo, tanto per capire, e quello parte con me dentro. Inizio a vagare nei corridoi, prima camminando e poi correndo, cercando di tornare dove ho lasciato la mia valigia incustodita. Mi chiedo se me la staranno rubando. Infatti, quando finalmente torno, ci sono tante valigie, ma non la mia. Forse vedo uno che potrebbe essere il ladro. Sta frugando in una valigia aperta. Guardo. Forse sono le robe mie. Mi avvicino e gli dico di ridarmela. Ma mi accorgo che non è la mia valigia rossa. Si è fatto tardi. Devo andare alle prove. Dove sarà finita? Allora, eravamo io, mia sorella e un altro ragazzo un po' indefinito, che eravamo dentro una grande stanza molto umida, vuota. E in questa stanza c'era un professore, un personaggio che io, diciamo, in qualche modo potrei riferire a qualcuno, ecco. Comunque è una persona molto autorevole, un uomo, un grande, diciamo, e che ci aveva fatto vedere un film dentro questa stanza. E ce ne aveva anche un po' parlato, ci aveva un po' spiegato. Comunque era un film che ci aveva molto colpito, ci ha molto coinvolti in positivo, ci era piaciuto molto, ecco. E siamo usciti, abbiamo un po' come parlato lì fuori della sala, poi questo ragazzo, che ero io, ma dopo mi sono come tirato fuori da questo, lo vedevo come dall'esterno, era un ragazzo che aveva dei problemi, era cieco oppure aveva dei problemi di equilibrio, non si capiva bene. Comunque sta di fatto che doveva girare il parco per andare sul davanti, diciamo, sull'altro lato, e non ce la poteva fare da solo, quindi un po' si reggeva, un po' si guidava appoggiando la mano sulla recinzione del parco, che era come una rete, ma c'erano delle piante anche molto a ridosso che uscivano anche un po' coi rami. Davanti, dove si apriva una grande piazza tutta piena di gente, di persone, megafoni, banda, c'era come una grande celebrazione, la folla stava celebrando qualcuno. Questo ragazzo è arrivato in questa piazza guidato dalla recinzione, poi ci sono come tornato dentro, sono tornato io, questo ragazzo, ero io di nuovo, e cercavo di capire che chi stessero festeggiando dentro questa piazza, quindi cerco di capire, e stanno festeggiando, scopro un altro ragazzo che come fosse un grande eroe, come avesse compiuto una grandissima impresa. Cerco di capire chi è, ed è quella persona indefinita che c'era nella quella specie di cinema in cui eravamo all'inizio. E questa persona indefinita era appunto festeggiata come un grandissimo eroe, come avesse fatto una grande cosa, ed io ero molto emozionato di questo gesto, come ammirassi una grandissima impresa, e talmente ero emozionato, ero preso da tutto, che mi è venuto da piangere, mi sentivo proprio le lacrime che mi scorrevano in faccia, e niente, così è finito il sogno. Stiamo girando un film. È un lavoro molto lungo. Il set è ampio, all'aperto, come fosse un villaggio costruito apposta di un paese lontano. A un certo punto il regista, no, è il compositore musicale, mi prende sotto braccio e mi inizia a raccontare come vanno fatte le cose per essere fatte bene. È anziano. Mi dice di come si lavora con la musica, come vanno stabilite le cose,
se non si sa già da prima come sarà il risultato. Passeggiando arriviamo ad una specie di cabina da mare. Dentro c'è un tecnico che si sta facendo la doccia. Manca infatti una parete della cabina e lo si vede tutto nudo che si insapona, si lava, si strofina e il regista anziano lo imita, gli fa il verso. Poi mi squilla il cellulare, allora mi allontano per rispondere. È mia figlia che mi dice di essere con la sua zietta anziana. E allora, visto che è Natale, le dico che appena finisco di girare le raggiungerò e di tranquillizzare la zietta, che più tardi, quando sarà stanca e vorrà andare a casa, ce la potrò accompagnare io. La casa di mio padre è un villino vittoriano. Mio padre e la compagna sono a cena fuori ed io rimango da sola in questa villa buia, antica e desolata. Inizio a sentire dei rumori inquietanti, passi, risate di bambini e sospiri. Mi trovo vicino alle scale quando vedo una sagoma bianca avvicinarsi lentamente verso di me. Una signora, forse, una donna vissuta negli anni dopo la costruzione di questa casa. Impaurita, corro in camera mia, mi butto sul letto e mi assicuro di avere le spalle al muro. La porta della camera si apre lentamente. La figura bianca mi si avvicina e mi spara. Azione. Sono morta. E il mondo dei morti diventa a colori, mentre i vivi sono solo sagome bianche. Vado a casa di mio padre. È giorno. Azione. Lui non mi può vedere. È al computer, pur sapendo che sono morta. Mia madre idem. Sta leggendo un libro, come se nulla fosse. L'ospedale è una stazione spaziale. Anche il medico è spaziale. Un alieno calvo e squamoso. Potrebbe essere una puntata di Star Trek, ma dentro ci sono io. Io che ho il cancro. Urlo. Mio padre anche urla. Urla con il dottore. Urla perché questo medico ha la medicina e non ce la vuole dare. Il motivo è che non sa se guarirei. Frettamente conserva la cura per chi guarirà sicuramente. Potrebbe forse sprecarla per me. E se poi muoio? E morirò. Solo questa consapevolezza che morirò e non faccio niente. Negli occhi solo la capoccia di quel dottore alieno che dice: mi dispiace, mi dispiace. Io morirò. Apro gli occhi nel buio, il cuore mi batte forte. Vi premo la mano e lentamente, molto lentamente, mi accorgo che non ho il cancro, solo un po' di febbre. E vattene via. Esci da destra, la mia destra. Vivrò, ma l'angoscia rimane. Mamma, chiamo nel buio della mia stanza. Mamma! Penso di avere più o meno 9 anni. Mi trovo nella mia scuola elementare, al piano terra, in uno dei corridoi principali. La scuola
sento all'inizio, scappo e basta. Però sento dei versi potenti, spaventosi. Mi volto un secondo per vedere ed è un orso grizzly che mi insegue, ruggendo. Mi dirigo dove so che si trovano le scale. Non mi va di usare la porta d'uscita, ho paura di non aprirla in tempo. Il problema è che invece di quelle normali, quando ci salgo scopro che queste sono delle scale mobili che vanno al contrario. Provo a salirle, ma sono troppo lento. Mi volto e vedo l'orso che si avvicina. Giro di nuovo la testa e provo a correre più forte, ma sento per un secondo una zampa sulla spalla che mi prende. E lì il sogno finisce.